i volontari del Rotary del nostro distretto hanno avuto inizio in una serata del 2003, quando l'amico Giuseppe Albertini, allora presidente del Rotary di Reggio Emilia, mi aveva invitato a tenere una relazione sull'esperienza chirurgica in Bangladesh. Ed erano presenti anche il professor Franco Gobbi, che parlava della sua esperienza in Albania, e il professor Santoni Ruggiu, invece, che parlava dell'esperienza dello Zambia. L'idea era quella di istituire una sottocommissione, qui c'è un po' di ritorno, che avesse funzione di regolamentazione, diciamo, delle nostre attività in rapporto a Evanston. Questa sottocommissione, che è fortemente voluta dall'avvocato Mazza, ha successivamente, poi l'anno seguente, avuto origine. Sì. Parlerò quindi della mia esperienza in Madagascar, esperienza che è iniziata nel 2005 e che si è ripetuta quest'anno presso il centro di riabilitazione motoria di Antsirabe. Ricordo soltanto il Madagascar, una grandissima isola sottopopolata, soltanto 12 milioni di abitanti, uno degli ultimi posti di sviluppo umano al mondo. Questa è una foto che ritrae l'equipe davanti al centro di riabilitazione motoria, che è una bella struttura costruita in epoca coloniale dei francesi, che i malgasci hanno saputo utilizzare per il trattamento di diverse patologie ortopediche. È l'unica struttura ortopedica dell'isola. Appena si entra si ha un'idea di quello che è un ospedale africano. A differenza della nostro sistema sanitario, un sistema sanitario nazionale africano non può assicurare la sanità a tutti. Di conseguenza, nella diapositiva a destra, si vede quello che è il prezzario di ogni prestazione, da un singolo gesso a un'operazione chirurgica. Lo Stato ci mette parte, diciamo, dell'equipe e all'altra parte dovrà pagarla il paziente. Sopperiscono spesso a queste condizioni le organizzazioni religiose e le organizzazioni onlus non governative. Le camere dell'ospedale sono camere sicuramente festose, anche se questi piccoli pazienti hanno grandi malattie. Voglio ricordare l'inizio della giornata. Il primario dell'ospedale, dottor Emile Bonaventure, che è una occidentalizzazione del nome Rakoton Rakasana, suole iniziare la giornata con una preghiera. E questa è appunto la preghiera che ogni mattina veniva fatta in sala operatoria prima di iniziare la nostra attività. E questo è un anestesista infermiere che sorveglia quelle che sono le funzioni vitali di questi piccoli pazienti attraverso due semplicissimi strumenti, lo stetoscopio e lo sfigmomanometro. Lo strumentario chirurgico è uno strumentario chirurgico estremamente semplice, è uno strumentario che poteva essere presente nelle nostre sale operatorie ortopediche probabilmente 50 anni fa. Non esistono strumenti motorizzati, né elettrici né ad aria compressa. E di conseguenza tutto deve essere eseguito manualmente. Così come anche il trasporto dei malati avviene attraverso barelle assolutamente comuni. Al piano terra di questo centro di rieducazione motoria c'è la struttura fisioterapica che segue sia i pazienti operati che i pazienti neurologici o cerebrolesi. Le malattie che abbiamo trattato sono state malattie congenite, esiti di poliomielite che purtroppo è ancora presente, fratture e lussazioni mai trattate, tubercolosi, rachitismi e esiti di ustione. Porterò alcuni esempi. Questo è un gomito che è giunto alla nostra osservazione, lussato, fratturato, in un ragazzo di 20 anni che non era mai stato trattato. E abbiamo dovuto ridurlo chirurgicamente in modo cruento con la stabilizzazione con tre fili di Kirchner. Questo è un'altra sicuramente condizione non accettabile, una frattura di ginocchio, si può vedere soprattutto nell'operazione laterale, la perdita proprio dell'asse anatomico della struttura che abbiamo dovuto rioperare posizionando una placca di sostegno. Questo è un caso, per esempio, che mi è rimasto particolarmente a cuore.
una bambina orfana di 2 anni che presenta su di sé quelli che sono i segni del maltrattamento, quindi bruciature al volto e soprattutto una frattura femorale che non è mai stata trattata e che è guarita con un grosso vizio di consolidazione, determinando questa grave deformità, che noi abbiamo potuto valutare, prima dell'intervento chirurgico, essere su 2 differenti piani, quindi più complessa, non soltanto su un piano antero-posteriore, ma anche su un piano laterale. Abbiamo dovuto eseguire quindi una doppia osteotomia, che abbiamo sintetizzato con una placca che avevo portato dall'Italia e che noi utilizziamo per le fratture di caviglia. Dopo l'intervento, ecco la bambina con il suo arto dritto e la radiografia che ci ha confortato sul trattamento eseguito. Oppure rachitismo. L'arto di sinistra lo potete vedere come esito di tubercolosi, l'arto di destra un ginocchio valgo determinato essenzialmente dal rachitismo. Anche qui una doppia deformità che abbiamo dovuto correggere in 2 differenti condizioni. Abbiamo dovuto eseguire un'osteotomia al femore e un'osteotomia alla tibia e successivamente posizionare un apparecchio gessato. Se eseguissi un trattamento del genere in Italia sicuramente verrei denunciato. Non è possibile però eseguire alternativamente altri tipi di trattamento in queste strutture. Abbiamo dovuto cioè determinare una doppia frattura alla gamba e al femore per riportare nella posizione corretta quelle strutture che avevano perso la forma anatomica, riportando a norma gli assi di carico, come appunto in questo caso. Oppure le ginocchia di questo bimbo, che possono essere definite a colpo di vento, cioè un ginocchio valgo e un ginocchio var, anche in questo caso una doppia osteotomia. Oppure gli esiti da lesioni neonatali, come in questo caso un arto spastico, oppure esito di poliomeliti con trasposizione di tendine. In questo caso è stato abbastanza semplice, con un allungamento, un'estensione del ginocchio, con un allungamento del bicipite femorale e un allungamento del tendine di Achille per l'equinismo del piede. E da ultimo, della nostra casistica, prendiamo in considerazione quelli che sono i più indifesi, cioè i bambini, che in capanne hanno notevoli opportunità per potersi appunto bruciare. In questo caso questa bambina si è bruciata entrambi i piedi, camminando praticamente sui moncherini. Quello che noi abbiamo cercato di fare, penso che la condizione sia stata accettabile, è stata quella praticamente di estendere il piede. Nella diapositiva di sinistra l'angolo che il piede forma con la gamba è un angolo acuto, nella diapositiva di destra è un angolo ottuso, quindi la possibilità del movimento della caviglia è ritornato. Oppure dei piedi torti congeniti. Abbiamo fatto numerosi gessi di patologie che là sono molto presenti e qui in Italia stanno tornando. La tubercolosi ossea, che da noi è chiamata morbo di Pott. Rapidamente alcuni casi particolari che non abbiamo potuto trattare, come per esempio la genesia di Perone. In questo caso è il tumore di una bambina che abbiamo dovuto trattare con un'amputazione. La lebbra, anche in questo caso l'unico trattamento è l'amputazione. Parassitosi delle estremità, in questo caso è stato fatto un trattamento medico. Questo è un tumore craniofacciale invece che abbiamo dovuto inviare alla capitale, a Antananarivo. Uscendo dall'ospedale, esattamente fuori dall'ospedale, c'è un venditore di ossa. Ci sono cioè delle ossa che hanno funzione, secondo il Malgasci, taumaturgiche, cioè è una medicina popolare. E di fronte all'ospedale ci sono le terme che hanno costruito i francesi a fine 800 e che sono tuttora funzionanti per diverse patologie, tra cui anche l'artrosi, come si può vedere vengono eseguite fangoterapia, balnoterapia, e c'era appunto ancora funzionante quello che era un tempo il Grand Hotel delle terme, che aveva ospitato l'allora re del Marocco in esilio. Il Madagascar è un paese che riutilizza tutto. I copertoni bucati vengono riutilizzati per fare delle scarpe. Qui stiamo visitando quella che è una università privata, è una università religiosa dei Deoniani, di Don Giuseppe, che appunto sta costruendo nei pressi di Anzirabè la seconda università, con annesso anche essenzialmente una struttura agricola per l'insegnamento. E questa fotografia ritrae appunto 2 nostri volontari insieme a 2 volontari della Croce Rossa togolese che lavorano presso il lebrosario di Ambustra come tecnici ortopedici.
Ho voluto riportare alcune immagini. Quello che era il simbolo di una volta degli antichi re e regine, che ha voluto riproporre l'ultimo dittatore del Madagascar, Ratsiraka, dando appunto a significare che l'ultimo detentore del potere e quindi era lui stesso. Siamo in un paese in cui l'agricoltura è allo stato primitivo, l'allevamento, potete giudicare voi stessi le caratteristiche di questi maiali, il trasporto avviene su zebù, una grande credenza che la fa indiana, che è la festa dei morti, in cui la morte e la vita si continuano. E poi abbiamo avuto anche però un giorno di relax con l'amico Luciano Lanzoni, che ci ha portato a vedere una fortezza, che è la fortezza di Amboimanga, del re che ha riunificato il Madagascar, che è André Mpoimerina, che è diventato il patrimonio mondiale dell'UNESCO. Rapidamente il Rotary in Madagascar. Questa è la piazza principale della capitale Antananarivo, la piazza dell'Indipendenza, con la presenza del Rotary, il monumento al Rotary. Anzirabè, dove appunto io lavoravo, di fronte alla stazione, la piazza con il monumento al Rotary e con un nostro interclub con il Rotary di Anzirabè. Il primario dell'ospedale, le suore della carità reggiane della capitale Antananarivo, e non posso non ricordare Don Pietro Ganappini, una persona eccezionale che ha fatto e sta facendo tantissimo per l'educazione dei bambini malgasci. Quindi un saluto dal leprosario di Ambustra e il saluto che i malgasci danno, Veluma, che dal punto di vista strettamente letterale è che io ti possa ritrovare in vita. Voglio terminare con due diapositive. Una è il bellissimo lago di Andraikiba, che era appunto vicino ad Anzirabè, e la tradizione, così come le leggende che sono comuni, vuole che un re indeciso su quale donna sposare, una molto giovane ma molto bella e un'altra piuttosto anziana ma altrettanto bella, disse: chi di voi due riuscirà a attraversare il lago sarà mia moglie. La leggenda narra che nessuna delle due donne riuscì ad attraversare il lago, per cui il re non si sposò mai. Io invece devo ringraziare mia moglie, che in queste due spedizioni ha compreso quella che era il mio spirito e è stata a casa con i miei bimbi. Grazie.